Vedemmo una fila di soldati che scendevano per quella stradella. Allora tutti dicevano: sono gli americani, sono gli americani. Non erano gli americani. Non portavano mica i pantaloni. La crolla come ha visto sapete per televisione. E noi sentivamo questi marocchini che scendevano, fa mamma perché papà mio non c'era. E dice andiamo giù da terra che se non sono almeno ci stanno loro. Ma le figlie si erano nascoste sopra un tetto delle galline. E io non potevo uscire perché quelli sanno aprire la porta. Aprirono la porta e io mi ficcai sotto a uno scanno come questo, Facondo. Mi ficcai sotto a quello scanno e stavo dritto, non manco respiravo. E poi mi ha cantato il corpo perché stavamo senza mangiare lì, tremava tutto. Mi fece gro, 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 gro. Allora, io subito mi alzai da qui perché vidi che loro si avventavano contro di me e mi arrivai alla porta. Alla porta quello faceva così, io facevo, tiravo indietro lui, lui tirava indietro a me. I marocchini, marocchini miei, lasciamo perdere, Ferruccio mi tirava questo braccio, io sia che stavo, non mi scatenavano, ma va, fu un momento brutto. Mio padre l'hanno preso là sopra perché tornavano dall'Enola, ci hanno dato un pugno, l'hanno buttato a terra, diciamo. Mia madre è stata presa, meno male che era incinta, che se no può darci. Quella che è successa che ci infilarono un pugnale qua e ci fecero uscire qua alla mamma di una ragazza che c'erano stata una 30, 40, non li contava insomma per quando. Non ne poteva più, ci diede un mozzica a una mano, a un marocchino e ci infilarono il cuore e ci fecero uscire qui, povera Margherita. Vorrei ritornare indietro, manco di un'ora.